Ciao ragazzi, sono Enzo e sono qui in compagnia di mio papà Franco. Ciao ragazzi. E siamo qui per fare questo video semplicemente per un ricordo che vogliamo avere sul nostro canale YouTube, visto che noi sul nostro canale condividiamo la nostra vita quotidiana. Io voglio avere un ricordo di Diego Armando Maradona, come ben sapete è venuto a mancare oggi. E per quelli che criticheranno il video, non ci saranno sponsor, non ci sarà niente, non ci sarà, il video sarà demonetizzato. Come ho detto prima, questo video sarà soltanto per un ricordo che vogliamo avere per questo grande calciatore, il più grande di tutti, il dio del calcio, quello che veramente ha insegnato il calcio e quello che ha fatto la storia, quello che anche quella persona che anche chi non amava il calcio comunque riesce in qualche modo a vedere Maradona, riesce ad amare il calcio perché Maradona è stato il più grande di tutti, ragazzi. Maradona purtroppo non ho avuto modo di vederlo giocare. Maradona ha fatto la storia. Maradona è entrato nella storia del calcio, è entrato nella storia dei napoletani. Per noi è stato veramente un papà, è stato di tutto, è stata la storia di Napoli, il re di Napoli. Io quello che posso dire è questo, mi dispiace tanto, tantissimo, però io sicuramente non posso provare il dolore che prova papà, quindi quello che posso dire è soltanto questo, niente di più. Quindi lascio la parola a papà. No, ragazzi, scusate se sto piangendo, però ho perso un dolore dentro della mia vita, perché io ho 50 anni e me lo ricordo benissimo Maradona. Cioè, per me era una gioia, avevo l'età di mio figlio, anzi qualche anno in meno, e ho visto delle cose stupende. Purtroppo mi dispiace che sto piangendo. Però per me era come un fratello, come un padre, che ci fa voglio, è più forte me. Sto male da quando è giunato, tizio. Mi dovete credere. Per un anno intero, quasi 2 anni, ho visto l'allenamento a Napoli. Avevo 15 anni, 16 anni. Poi aggiunto da tutte parti, cioè Maradona mi ha mente, non noi, al popolo napoletano ha dato tanta gioia, cioè la gioia che ci manca e. Niente ragazzi, sto male, veramente sto male, mi dovete credere. Non dico che sto piangendo come per carità, c'ho ancora i miei genitori vivi, ma come se mi avessimo morto con una famiglia, mi dovete credere, sto male, veramente male, perché quando c'è una notizia, mi dovete credere, veramente sto male. Perché l'infanzia mia, i ricordi bellissimi con Maradona. E niente ragazzi. Se n'è andato un pezzo della mia vita, mi ricorda, Fabio, cosa. Questa passione l'ho trasmesso anche ai miei figli, anche se loro non l'hanno conosciuto. Ma io vi posso dire che pure il piccolino, Enzo, che è grande, hanno la passione come me, cioè. Anzi, ragazzi, vorrei ringraziare su Instagram che mi avete fatto tanti commenti, juventini, romanissimi, vi ringrazio a tutti, veramente di vero cuore. Niente, che dire ragazzi, ho voluto esprimere un mio dolore, mi dispiace che sto piangendo, scusatemi, però per me Maradona è stato un pezzo della mia vita, io. Mi ricordo il mondiale dell'86, avevo 16 anni, quando, non vi nascondo, mi dispiace pure dirlo, quando hai giocato con l'Italia ci ho fatto tifo per l'Argentina, mi dovete credere, perché quando veniva Maradona a Napoli era un dio, cioè per me e per i napoletani ragazzi era tutto. Ragazzi, tutto questo io vi ringrazio a tutti per i commenti che ci avete fatto su Instagram. Ho voluto esprimere il mio cordoglio. Ciao Diego, un bacio. Ragazzi, per la prima volta nella mia vita non sono riuscito a guardare la telecamera. Non ci riesco, veramente. Io vi lascio quindi con queste parole. Io sono triste, cioè, che posso fare?
Anzi, diglielo che domani non lo facciamo, Domani è no? saltato tutto, Tutto live, pezzo. tutto. Siamo in lutto. Tutto veramente saltato tutto, ragazzi. Ci Siamo veramente tristi in casa e tutto, quindi. vediamo la partita del Napoli perché ce l'abbiamo nel culo, Sì, però però non ce la non la facciamo facciamo, non ce la vedere. facciamo, non riusciamo, non riusciamo. Io vi lascio con un ricordo bello di Maradona, quello che mi ha colpito personalmente a me. È bellissimo. Una scena, la parte finale del video, del film Tifosi del 1999, dove c'è Nino D'Angelo con Diego Maradona in pizzeria, dove Diego se ne va. E quindi io voglio ricordarlo così. E niente, ragazzi. Cioè, è morto proprio una cosa impressionante. Non riesco a credere che è morto No, io non Maradona. ci riesco a Cioè, come io stavo metabolizzarlo. vedendo Rai 1, quando Rai 1 ha detto un ottimo momento, madama, è morto Maradona. Dice, ma com'è morto? Ma che stai dicendo? Cioè, sono rimasto proprio. Da allora tengo i brividi addosso, non riesco a me lo pigliare. Sto piangendo ancora. Cioè, grazie Diego per quello che hai fatto per noi e per la gioia di tutti i napoletani. Io che l'ho vissuto è una cosa stupenda. Mi ricordo quando io ero a Brera è partita a Milano a San Siro. Cioè, Maradona ci ha dato l'orgoglio di vincere a Milano, a Roma, a Torino. Cioè, Stato il ma più quando mai è grande, successa stato il più questa cosa? grande Io. papà, stato più grande di tutti. Noi vi salutiamo Un e bacione, ragazzi. ciao Grazie a Diego. tutti. Vabbè, è tutto a posto. Io sono stanco, mi va. Eppure noi siamo stanchi, però Diego, devo dire che è stata la più bella giornata della mia vita. Eppure della mia. Ciao, zicca tu. E va bene. Cioè. Ma è bello, anche là. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Diego! Ciao. E chi ci ho detto ci uccidate non si chiude? Diego! Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, uè, mamma, innamorato son. Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon?